La Turchia ha bisogno di un Parlamento forte, è quello che ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel a Istanbul in una dichiarazione che certo non piacerà all'uomo forte di Ankara. Un incontro organizzato a margine del summit umanitario mondiale di Istanbul, in cui la Merkel e Erdogan hanno affrontato due temi, la questione siriana e quindi l'accordo sui migranti fra Turchia e Unione Europea e la cancellazione dei visti per i turchi. Abbiamo parlato molto di questi temi, ha detto la Merkel, continueremo a monitorare questi sviluppi, ma per ora alle nostre domande non c'è stata nessuna risposta. Fra i timori di Berlino, l'emendamento costituzionale che ha cancellato l'immunità per i parlamentari, mettendo a rischio un'opposizione filo-curda che il partito di Erdogan vede come troppo vicina al PKK. La Turchia rivendica però dal canto suo il gran numero di rifugiati presenti sul suo territorio. Così il presidente Recep Tayyip Erdogan. Il sistema esistente è sfortunatamente insufficiente per assicurare le soluzioni ai problemi incombenti. Non riesce a offrire soluzioni. Sappiamo che il peso di questo sistema è sopportato da pochi stati. Per ottenere la liberalizzazione dei visti, la Turchia deve soddisfare tutte le condizioni, tra cui una modifica alla normativa antiterrorismo, ha aggiunto la cancelliera, qualcosa su cui potrebbe infrangersi l'avvicinamento fra Ankara e Bruxelles.